Il 100% delle persone bloccate nei piani superiori al punto d'impatto del primo aereo morì negli attentati. I più fortunati persero la vita senza neanche avere il tempo di capire cosa stesse succedendo. Ma gli altri, che quel martedì di fine estate erano appena arrivati in ufficio, all'improvviso furono catapultati all'inferno. Le fiamme divampate dal motore dell'aereo fecero registrare temperature fino a 1000 gradi. Gli ascensori erano fuori uso e le scale andate distrutte nell'urto. Quindi non potevano scappare, ma riuscirono a fare un'ultima telefonata. Un'ora e 42 minuti dopo, le torri gemelle vennero giù come castelli di carta. Perché le torri crollarono? Come morirono le vittime degli attentati? E perché proprio il World Trade Center, cioè il centro di commercio mondiale di New York, fu scelto come teatro principale degli attacchi? Partiamo dall'inizio. Le torri gemelle, di 110 piani ciascuna, erano al centro del World Trade Center, un complesso di 7 edifici inaugurato nel 1973 su iniziativa della famiglia Rockefeller per rilanciare il quartiere di Lower Manhattan, a sud dell'isola di Manhattan, che infatti divenne il centro finanziario più importante della città, dove oggi si trova anche Wall Street, la sede della borsa di New York, per intenderci. Durante gli anni 90, almeno 500 compagnie avevano i propri uffici all'interno del World Trade Center, per una media di oltre 20.000 persone che passavano e lavoravano lì ogni giorno, compreso quello dell'attacco. Piccola parentesi, tra queste compagnie c'era la Cantor Fitzgerald, una società di servizi finanziari. La Cantor occupava i piani dal 101° al 105° della Torre Nord, al di sopra del punto in cui si schiantò il primo aereo, tra il 91° e il 98° piano. Forse avrete già capito cosa successe. Tutti i suoi impiegati morirono e fu la compagnia a perdere più dipendenti in assoluto, 658 persone, pari al 68,5% di tutti i lavoratori. Il CEO dell'azienda, Howard Lutnick, si salvò per un puro caso. Proprio quella mattina aveva accompagnato suo figlio al primo giorno di scuola ed era in ritardo. Al-Qaeda, l'organizzazione terroristica sunnita guidata da Bin Laden, voleva punire gli Stati Uniti per la presenza delle truppe americane in Arabia Saudita e per il sostegno a Israele. Quindi scelse tre obiettivi: il World Trade Center di New York, che era il simbolo del capitalismo statunitense, il Pentagono, quartier generale della difesa nella contea di Arlington in Virginia, e infine Washington DC, la sede del governo americano e della Casa Bianca, ai tempi occupata da George W. Bush. Nei mesi precedenti agli attentati, i dirottatori presero lezioni di volo, pensate, proprio in America, studiando le manovre di volo, ma non quelle di decollo e atterraggio. Questo dettaglio, agghiacciante col senno di poi, sollevò alcuni sospetti, tanto che ad un certo punto uno dei dirottatori fu denunciato all'FBI dal suo istruttore. Ma la segnalazione non portò a nulla. Arriviamo quindi all'11 settembre 2001. Quella mattina 19 jihadisti, divisi in tre gruppi da 5 persone e uno da 4, si imbarcano senza problemi su 4 voli diretti in California. Le comunicazioni dal primo aereo, l'American Airlines 11, si interrompono alle 8:13. Pochi minuti dopo, l'hostess Betty Young avvisa la compagnia che l'aereo è stato dirottato e nel giro di mezz'ora si mobilita l'aeronautica militare con due F-15, ma non serve a niente. Alle 8:46 il Boeing 767 si schianta, o per meglio dire entra per intero nella Torre Nord, tagliando di netto tutte e tre le trombe delle scale dell'edificio alla velocità di 790 km all'ora. Nella zona d'impatto, nei piani superiori, ci sono circa 1400 persone che vengono investite da un'onda d'urto violentissima e dall'incendio che si propaga subito dopo, alimentato dal carburante dell'aereo. Visto che non possono raggiungere la strada, corrono verso l'alto, sperando di essere salvate dagli elicotteri, ma le porte di accesso al tetto sono chiuse. Nel frattempo, il servizio di sicurezza della Torre Nord dà l'ordine di evacuare il grattacielo, dove iniziano a confluire i primi soccorritori. Nella Torre Sud, invece, soltanto alle 9 viene diffuso il primo annuncio, che dice agli inquilini di restare nei propri uffici, avvisandoli che nella Torre Nord è scoppiato un incendio. Le persone nella Torre Sud, però, stanno assistendo già da alcuni minuti a un fenomeno sconcertante. Da soli, in coppia, abbracciati o stretti per mano, uomini e donne si lanciano uno dopo l'altro dalla Torre Nord. Saranno in 200 all'incirca a morire in questo modo per scappare dalle fiamme.
La vista drammatica di chi si sta lanciando nel vuoto spinge almeno 3.000 persone ad abbandonare la Torre Sud prima dell'arrivo dell'ordine di evacuazione alle 9.02, salvando delle vite. Alle 9.03, in una diretta TV seguita da tutto il mondo, il volo United Airlines 175 si schianta a una velocità di circa 950 km all'ora, infilandosi fra il 78esimo e l'84esimo piano della Torre Sud. L'inclinazione lascia intatta una rampa di scale, che viene usata da 18 persone per scappare, prima di diventare inagibile per il troppo fumo, mentre altre 600 persone restano intrappolate nei piani superiori. Prima di andare avanti, c'è ancora una domanda a cui rispondere. Perché le torri sono crollate? Le torri gemelle erano alte più di 415 metri ed erano considerate tra gli edifici più sicuri del mondo. Infatti, erano state testate per resistere alle oscillazioni dovute da venti e uragani che colpiscono periodicamente la costa orientale degli Stati Uniti. Curiosamente, erano state progettate per resistere anche all'impatto di un Boeing 707, il più grande aereo di linea commerciale al momento della progettazione delle torri. Questo perché nel 1945 un aereo B-25 si era perso nella nebbia e aveva colpito l'Empire State Building. Gli aerei che finirono nelle Twin Towers erano due Boeing 767, un modello il 20% più grande del Boeing 707. Ma non fu questo a causare il crollo. I due edifici collassarono dopo più di un'ora dallo scoppio dei roghi, perché le temperature roventi indebolirono le strutture portanti, che non furono più in grado di sopportare il peso dei piani superiori, ripiegandosi su se stesse. La prima a crollare fu la Torre Sud alle 9.59, seguita dalla Torre Nord alle 10.28. In entrambi i casi, i sismografi registrarono scosse di magnitudo fino a 2.3. Nei minuti successivi, il World Trade Center fu inghiottito da un'onda di cenere nera e detriti. Morirono 2.606 persone, compresi 343 vigili del fuoco e 72 poliziotti. A questo bilancio si aggiunsero le 246 vittime dei quattro aerei dirottati. Il volo American Airlines 77, che si schiantò contro la facciata ovest del Pentagono, provocò la morte di altre 125 persone, oltre a quelle a bordo del velivolo. Mentre il volo United Airlines 93, che avrebbe dovuto colpire Capitol Hill, precipitò in un campo della Pennsylvania e fu l'unico a mancare il suo bersaglio, grazie ai passeggeri che si accordarono per entrare nella cabina di pilotaggio dove c'erano i dirottatori, costringendoli a deviare la traiettoria. Sul muro del memoriale dedicato alle vittime dell'11 settembre si legge: «Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo». Ci sono volute 2,5 milioni di ore di lavoro per rimuovere le macerie di quel giorno, 1,8 milioni di tonnellate di detriti. Nel nuovo World Trade Center la vita è ricominciata. C'è una nuova torre, la One World Trade Center. Ci sono nuovi negozi e nuovi lavoratori seduti nei propri uffici. Ma se cercate il luogo esatto dove si ergevano le due torri gemelle, non troverete niente di tutto questo. Solo due enormi vasche che ospitano le più grandi cascate artificiali degli Stati Uniti. Il rumore dell'acqua cancella il caos cittadino, sovrasta la paura e invita a una cosa soltanto: non dimenticare.